La musica a me mi turba, insomma, preferisco non sentirla, è una specie di invasione, di possessione. Quindi la musica, se non ha a che fare proprio con la mia professione, e quindi attraverso la mediazione, la protezione dell'amico Nino e del musicista Rota, in generale la evito. Io credo che questa sia la tua forza in rapporto al tuo lavoro, perché tu alla musica hai una reazione così forte. Forse non a tutta la musica, ma a quella che tu vuoi prendere, quella che cerchi di fare tua, hai una reazione così forte, così immediata e, aggiungo un'altra cosa, è stabile. E cioè tu ti commuovi sentendo un motivo che ti piace e ti commuovi anche sentendolo la millesima volta. Per questo, in questo avverto la sua pericolosità, proprio la musica agisce a un livello così profondo e inconscio da diventare pericoloso, ma con la musica si può appunto andare in guerra, si possono fare battaglie, si possono convincere delle collettività intere, far piangere o esaltare, proprio l'aspetto musicale, l'intervento del ritmo a livelli psicofisiologici molto profondi è un fatto estremamente misterioso che non so bene con che cosa ha a che fare. Un irripetibile binomio d'arte d'amicizia, quello tra Fellini e Rota. L'incontro fra i due avviene nell'immediato dopoguerra. Uscendo dalla Lux, in via Po, Federico vede il maestro Rota alla fermata dei mezzi pubblici e gli chiede quale autobus sta aspettando. Rota nomina un numero che non passa di là, ma mentre Fellini si affanna a spiegarglielo, l'autobus incredibilmente arriva. L'aneddoto racchiude la sintesi del rapporto fra regista e musicista, come effettivamente proseguirà per un quarto di secolo, un fenomeno di empatia, irrazionalità e magia. L'intesa fra Fellini e Rota è subito perfetta, non ha bisogno di rodaggio e la collaborazione non necessiterà mai di troppe parole, né comporterà discussioni o litigi, ciò soprattutto per merito di Rota, personaggio angelico e illuminato dall'ispirazione. Il musicista intuisce fin dall'inizio la duplice valenza festosa e malinconica della musa felliniana. È come se Rota riuscisse a leggere nell'animo di Fellini e a tradurre in note musicale la capricciosa altalena dei suoi umori segreti. Thank you.